presentazione Sony. In questo momento abbiamo davanti il Sony Xperia T. Come potete notare, ha un display veramente bello ampio e luminoso. Abbiamo un display da 4 pollici e 55 con una densità di ben 323 ppi, quindi veramente ben definito. Abbiamo una memoria interna di 16 giga espandibile, 1 gigabyte di RAM, una camera da ben 13 megapixel con riprese video in Full HD, il sistema operativo è un Android 4.04 a screen sandwich che sarà aggiornabile a Jelly Bean, non sappiamo quando. Abbiamo un processore dual core da 1 GHz Crate con una scheda video Adreno 225, quindi c'è da dire che è davvero ben strutturato a livello diciamo hardware. Andiamo a vedere un po' le dimensioni. Abbiamo un 129,4x67,3 per uno spessore di 9,4 mm ed un peso di 139 grammi. Non so se l'ho detto, questo si chiama Xperia T. Andiamo a vedere un po' come fluidità. La fluidità è davvero molto molto buona, come possiamo notare. Abbiamo anche il menu, come vedete, molto molto rapido, dotato come al solito di interfaccia proprietaria Timescape. Vediamo un po' come è composto. Abbiamo il tasto della fotocamera, il tasto di avvio spegnimento standby, il tasto del volume. Poi qui sotto andiamo ad aprire, abbiamo l'ingresso per la micro SIM e per la micro SD, quindi il telefono non, a quanto pare, è un monoblocco, non penso che sia apribile, almeno da quello che stiamo notando non ci sono incavi per l'apertura. C'è da dire che il peso di 139 grammi è ben ripartito, si sente abbastanza bene in mano, ha una buonissima ergonomia. Vediamo se abbiamo qualche contenuto caricato. Vediamo un po', questa è una foto, penso che sia stata scattata con questo telefono, potete vedere una buonissima definizione. Qui un video girato in questo momento. Dire che si vede assolutamente bene. Proviamo a alzare anche un po' il volume, vabbè, siamo al massimo, qui siamo un po', c'è un po' di confusione in questo momento, possiamo rigirarlo. Torniamo nella home. Ora quanti megapixel? Ben 13 megapixel e riproduzione video 1080p. Andiamo a dare un'occhiata al browser. Andiamo nel nostro sito. Ok, ci ha trovato subito. Vuol dire che siamo abbastanza conosciuti ormai. Vabbè, questa è la versione, come vedete, versione mobile rapidissima. Passiamo al tema regolare. Piuttosto veloce nel caricamento, nonostante siamo in wifi e ci siano più persone collegate nello stesso momento. Diamo un'occhiata, veramente estrema fluidità. Proviamo a fare un doppio tap. C'è da dire che anche il pinch to zoom è assolutamente davvero molto fluido. Adesso mi piacerebbe farvi sentire anche della musica o qualcosa, ma abbiamo la musica in sottofondo che ci va un po' a coprire. Comunque proviamo, andiamo a vedere, ad esempio è dotato di radio FM, proviamo a vedere nei film. Purtroppo abbiamo la musica troppo forte in sottofondo.
spiegata, vedete anche i colori sono stupendi. Ripeto, mi spiace per il volume, ma siamo coperti dalla musica e meglio di così non riusciamo a fare. Comunque c'è da dire che è un bel dispositivo, guardate anche i colori, il display Bravia è assolutamente ai massimi livelli. Che dire, un bel, l'ennesimo bellissimo display di Sony che si sta facendo ormai riconoscere per la bontà dei materiali. Questo è plastica, però dà più il senso di, più che plastica sembra più policarbonato, prova a sentire anche tu. Sì, policarbonato ed è bello solido. Poi ripeto, col fatto che non sia apribile non abbiamo nessun tipo di scricchiolio. Direi che per quanto riguarda l'Xperia T abbiamo concluso. Ci abbiamo qui un'altra primizia di Sony, stiamo parlando del Sony Miro, un display abbastanza bello, luminoso anche qua, con una risoluzione piuttosto bassa, parliamo di un 320x480, è un 3 pollici e mezzo con una definizione di 165 ppi, ma teniamo conto che è un entry level, verrà venduto al costo di 199 euro. Le misure sono molto contenute, 113x59,4 per 9,9 mm per un 110 grammi di peso. Devo dire che comunque è molto veloce ed è completamente integrato con i social network come Facebook. Abbiamo una memoria interna di 4 giga, di cui 2,2 a disposizione dell'utente e 512 MB di RAM. È espandibile tramite micro SD fino a 32 GB. Abbiamo una cam posteriore da 5 megapixel con autofocus e LED flash, abbiamo una cam frontale VGA che gira video a 30 fps con fuoco continuo, dotato di Android OS 4.0, abbiamo un processore single core da 800 MHz, un Cortex A5 con un Adreno 200, dotato poi di accelerometro, sensore di prossimità, bussola e quant'altro, dotato anche di radio FM. Vediamo un po' anche qua, la fluidità è davvero buona, niente assolutamente da obiettare. Vediamo un po' se abbiamo qualche foto, qualche video al suo interno. Abbiamo qua, vediamo un video. Possiamo vedere che abbiamo comunque, pur essendo una risoluzione non molto alta, abbiamo sempre dei colori davvero esaltanti. I colori del display Bravia sono davvero notevoli. Andiamo a vedere velocemente anche la parte internet. Ora non so se siamo collegati. No, carta SIM non inserita. Un attimino solo, vediamo se riusciamo a collegarci al wifi. Sì, qui ce n'è uno libero, proviamo il collegamento, vediamo se riusciamo a collegarci e a fare un minimo di prova, altrimenti vabbè, non è un grosso problema. Sì, la rete è salvata, proviamo a connetterci. Sì. Ora non so, mi stanno comparendo a migliaia di reti, ma vedo che fa fatica ad attaccarsi. Comunque vi dicevo, è un entry level, parliamo comunque di 199 euro, abbiamo in ogni caso una fotocamera da 5 megapixel, abbiamo una classica dotazione di programmi di Sony, come vi dicevo integrato con Facebook e quant'altro. Possiamo appunto spostare le icone come meglio ci pare. Nel frattempo siamo riusciti a collegarci al browser. Andiamo, scusate, www.70fon.com. Riusciamo subito.
un attimo di pazienza. Come vi dicevo, abbiamo parecchie cose collegate in rete, per cui comincia a diventare difficoltoso collegarsi. Vabbè, non importa. No, eccoci qua, ce l'abbiamo, alla fine ce l'abbiamo fatta. Vabbè, in modalità mobile la fluidità è ottima. Proviamo a collegarci col tema regolare. Mi pare ce la stia facendo. Un attimino ancora di pazienza. Sì, vi dicevo, purtroppo con una rete wifi solo a disposizione, vedete, non è neanche molto potente, diventa difficoltoso. Comunque possiamo vedere che abbiamo una buonissima fluidità. Eccoci qua, ora ce l'abbiamo fatta a entrare nel nostro sito. Ripeto, questo si chiama Sony Xperia Miro. Poi a casa faremo un montaggio con tutti i vari dispositivi che stiamo provando. Diamo un'occhiata, fluidità, vabbè, ovviamente vedete la risoluzione piuttosto bassa, ma riusciamo comunque ad utilizzarlo abbastanza bene. Abbiamo comunque un buon pinch to zoom. C'è da dire, un dispositivo entry level che comunque riesce a fare tutto quello che un telefono deve fare senza grossi problemi. E diciamo che col Sony Miro andiamo con... Come possiamo vedere, l'Xperia T è dotato di USB host. Potete vedere, abbiamo la nostra chiavetta collegata. Torniamo indietro, abbiamo vari video. Intanto sentiamo un po' il volume finché non lo alzano qua. Sentiamo anche un ottimo volume. Possiamo tornare indietro, andiamo a vedere, abbiamo anche delle foto, possiamo visualizzare qualche foto, scegliamo album. Questo è un bel piatto di pesce che cucinai ai miei tempi. Possiamo vedere. Potete vedere anche il passaggio da una foto all'altra. I colori sono davvero molto belli. Avevo dimenticato prima di provare questa funzione e ora abbiamo la conferma che è dotato anche di USB host, come pure gli altri telefoni che abbiamo provato prima, sia l'Xperia U che l'Xperia Miro. Allora, questo è il nuovo Sony Duo, il prodotto che dovrebbe andare a unire quella che è la tecnologia e l'utilizzo di un PC a quella di un tablet. Abbiamo uno schermo da 11 pollici Full HD e con appunto una dimensione e tutto sommato un peso molto simile a quelli di un tablet. Nuovo sistema operativo Windows 8, quindi che mi permette di avere tutte le funzionalità di un PC, e una volta che ho la necessità di lavorare in modalità PC non faccio altro che appoggiarlo e aprirlo. Mi si presenta una tastiera completa, anche un piccolissimo joystick per il mouse, quindi ho la possibilità di utilizzarlo tranquillamente come se fosse un vero e proprio PC. Un'altra cosa che lo migliora rispetto al classico tablet è la presenza di tutte le interfacce, a cominciare per esempio dall'uscita VGA, che è comodissima appunto se ci si deve connettere a proiettori o cose del genere, piuttosto che appunto tre porte USB e l'uscita anche HDMI. Ascolta, ha previsto un modulo 3G? No, questa prima versione ancora no. Potrebbe arrivare con... Invece come processore? Abbiamo due modelli, ci saranno due modelli disponibili, uno con un processore i3 e uno con un processore i7. Ovviamente processori ultra low voltage, cioè perché comunque rientra nella categoria degli ultra voltage. SSD? Esatto, okay. Esattamente, anche per avere un consumo di batteria accettabile. Invece l'interfaccia proprio nativa di Windows 8? Sì. La andiamo a vedere. Eccola qua, adesso aspettiamo un attimo che si deve girare. Cioè è dotato d'accelerometro? Sì, esatto, sì. Completamente
adesso un attimino è andato in confusione. Sì. Ecco qua. Eccolo qua. Questa è la classica interfaccia metro nuova di Windows 8 che con le vostre personalizzazioni. Tutte, con alcune nostre personalizzazioni. Ok. Che tutte dovremo andare. Come fascia di prezzo? Allora, il modello con il processore 3 sarà di attorno ai 1200 euro, l'i7 invece attorno ai 1900 euro. E la tempistica di commercializzazione? Dovrebbe essere disponibile dopo il 26 ottobre, data in cui finisce l'embargo per quanto riguarda Windows 8. Grazie mille. Eccoci qua a vedere il nuovo tablet Xperia S, seconda generazione dei tablet Sony. La prima cosa che possiamo notare è che ha avuto un restyling dal punto di vista estetico, è un pochino più sottile rispetto a prima, materiali migliorati, chassis in alluminio. Ovviamente ancora sistema operativo Android, resistente all'acqua, altra caratteristica molto interessante, non è subacqueo però è utilizzabile in ambienti tipo cucina, piscina, spiaggia eccetera, perché se viene spruzzato non subisce nessun tipo di danni. Un'altra cosa molto interessante è l'applicazione modalità ospite, che permette di creare dei profili personalizzati. Per esempio, se si vuole far maneggiare il tablet al proprio figlio, si crea un profilo bambino e si vanno a abilitare solo determinate app, come per esempio i giochi. Adesso facciamo velocemente. Ho la possibilità di dirgli applicazioni limitate, a questo punto mi compariranno tutte le applicazioni presenti, io vado a selezionare solo quelle che voglio rendere disponibili per il mio profilo, per cui adesso ne seleziono tre a caso, giusto per far vedere. Ovviamente posso anche impostare una password per uscire da questo profilo, per fare in modo di non tornare al profilo generale, quindi inseriamo una password. Per questo non la mettiamo, vediamo se può salvare, oppure metto delle lettere a caso. Eccoci qua, se seleziono questa modalità vedete che entro, ma a livello di applicazioni ritrovo solo le tre che ho scelto. Per poter tornare in modalità prioritaria devo conoscere la password di sblocco. Cosa molto intelligente questa. Cosa molto utile sia per appunto l'utilizzo per esempio con i bambini piuttosto che un utilizzo lavorativo. Non voglio far vedere alcuni dati personali tipo magari i profili Facebook e quant'altro. Mi seleziono semplicemente le applicazioni che mi servono per una... Abbiamo il sistema operativo è 4.0. Sì, siamo ancora sulla screen sandwich, arriverà poi l'aggiornamento a Jelly Bean. Probabilmente inizio dell'anno prossimo, è previsto comunque... Già comunque è screen sandwich sul tablet e gira già in maniera molto migliore rispetto al precedente. Ok, grazie mille. Battisti 70, phone, the human sensor technology.